Allora, dunque, come è nato tutto? È nato che appunto avevo scritto questo romanzo, l'avevo mandato a 3 o 4 editori, e poi c'è stata la settimana fortunata, che capita a tutti, più o meno una volta nella vita, che insomma nella stessa settimana mi contatta l'editore per dirmi che l'avrebbe pubblicato, e qualche giorno dopo mi telefona Paolo Vizzi, a cui l'avevo mandato perché ci conoscevamo da anni, a cui l'avevo mandato così in lettura, giusto per avere un suo parere, per dirmi che gli sarebbe piaciuto partire da quello per scrivere un film. Io sono uscito, ho comprato lo champagne e poi niente, poi ci siamo visti, abbiamo iniziato a parlare della cosa, e piano piano è venuta fuori la sceneggiatura, e niente, sono molto contento del fatto che Paolo abbia fatto del mio libro una cosa in realtà molto diversa, ma molto fedele in quello che era, secondo me, l'unità emozionale e l'emotività della cosa. Ti faccio una domanda: qual è quindi la forza della tua storia? La forza della mia storia credo sia l'autenticità della domanda che si pongono i protagonisti, che appunto è quella non tanto sul dell'aver figli, ma è quella su cosa significhi desiderare, soprattutto desiderare di fare qualcosa insieme fra due persone.